Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas, solita postazione davanti al PC. Sto finendo di preparare le solite cose per il Vlogmas, bla 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 bla. E adesso invece mi metto a fare una cosa stupenda, cioè la nuova agendina con i pagamenti di lavori, fatture, insomma, tutte queste cose molto belle e calcolatorie. Che mi manderanno in pappa il cervello. Tutto ciò sono le 11. Ieri sera sono andata a dormire prestissimo, quindi stamattina già alle 8 e mezza stavo in piedi. Che bello che non riesco più a dormire. Sarà che il mio cervello si è abituato che sto mettendo la sveglia tutti i giorni alle 8. So che qualcuno dirà: ma alle 8 è tantissimo. Ma chi non ci è abituato o va a dormire alle 3 per finire di lavorare è un po' una cosa particolare. È un'esperienza un po' mistica. E quindi, insomma, adesso mi metto a fare queste cosine molto carine. Qui, come sempre, abbiamo il fido aiutante. Sono le 11, appena scattate, e direi che siamo in orario. Alle 2 ho i capelli, anche perché guardate in che condizioni sono, cioè, osceni. Stavo aprendo la casellina, poi mi sono ricordata che lo dobbiamo fare insieme, quindi numero 20. Ok, ho trovato una Cosmic Metals nel colore 06 Solar Energy. Piace, mami, ti sta anche bene questo colore. Scendendo a fare il pranzetto, ho fatto colazione presto, poi non ho fatto una merendina, quindi è proprio ora. Ma qui si è storta tutta la punta del lap. Stavo cercando di rimetterla a posto, ma no, no, no. Forse così. Non la tocchiamo. Volevo recuperare qualcuna delle puntate delle serie che seguo, tipo Legacies e queste cose così, se ho tempo di farlo. Mi sa che mi faccio insalatina. Dovrei avere ancora uno di quegli avocado, un avocadino, qualche pomodorino. Poi mi è rimasto un po' di hummus, quindi mangio anche questo. Basta, direi che ci siamo. Questi giorni io seguo una dieta vegetariana. Ho appena finito di truccarmi. Penso sia uno dei primi vlogmas dove mi vedete truccata. Semplicemente ho usato un po' di correttore, un po' di prodottini viso. Sopracciglia, ho messo un balsamo labbra, eyeliner, matita, mascara, that's it. Detto ciò, adesso mi vesto e poi si va dal parrucchiere. Eccoci qua da Wish, ragazzi, alla fine. C'è la Julie, fai ciao con la manina. C'è Miriam. Vi aspettiamo cibo. Cioè, ragazzi, mi hanno rubato l'ombrello. Io a mia volta non ho rubato niente, raga. Taglia questa parte. No, è la verità, scusa, lo spirito di sopravvivenza. Che troviamo? In macchina bagnate? Adesso sono nera, più dell'ombrello. Eccomi, tornata a casa, ragazzi. Allora, forse volevo farvi vedere il nuovo colore di capelli. Abbiamo freddato il tutto perché stava diventando troppo, mamma mia, tutta lucida. Arancione riflesso della tinta che mi usano, insomma, per sfumare. Che vi ricordo che io ero tutta decolorata sul bianco, quindi ho detto tutto. Quindi abbiamo risfumato tutta la base, tonalizzato le lunghezze, è venuto questa sorta di cenere tipo argento, bellissimo, mi piace un sacco. Spero piaccia poi anche a voi. Adesso, vabbè, ho le luci qua in camera, non so come altro farvelo vedere, anche perché è mezzanotte. Siamo andate appunto a cena e siamo andate a vedere i cagnolini. È stato tutto molto particolare. Siamo andate da questa signora che Giulia conosce, come vi avevo già anticipato, che aveva questi cuccioli. Devo dire, ragazzi, ogni volta fa un colpo al cuore, mamma mia, sono bellissimi. Aveva tutti i chihuahua, tra cui alcuni pelo corto, alcuni pelo lungo. E io ero andata in particolare perché lei aveva appunto un cagnolino di un colore particolare che a me fa letteralmente impazzire. E alla fine, ragazzi, Abemus cagnolino è davvero bellissimo. E qui c'è il mio cagnolino invece numero uno. È vero che adesso sentirà anche l'odore. Chi senti, mami? Oh, dove è andata, mami? Da altri cagnolini. Ecco, se ne va. Questa è la risposta. Quindi Abemus, quest'altro cagnolino.
mamma mia, ragazzi. Vi dico solo che la signora che ce l'ha adesso lo chiama Simba ed è un tutt'oddio, vabbè, poi il nome sarà un altro, logicamente, però troppo particolare come esperienza. Lo andrò a prendere perché, vabbè, come vi ho detto, è un maschietto. Non subito perché mi devo preparare psicologicamente e materialmente, però è bellissimo. Poi, tralasciando il discorso cagnolino, che tanto ne parleremo abbondantemente poi quando sarà ora, io a un certo momento dopo il parrucchiere non vi ho più vloggato perché oggi è venerdì, ultimo giorno lavorativo per molti, non per tutti, e soprattutto sono uscita dal parrucchiere a un orario proprio di traffico atomico per chi vive a Roma o comunque altre città, lo so, è stato proprio tremendo. Quindi sono stata un'ora nel traffico, bloccata e non, per andare da Giulia. Dopodiché siamo andati verso appunto dove si trovava il cagnolino, questa signora. E poi sono andata a casa a riportare mia sorella. Poi siamo andate a cena da un'altra parte. Poi ho riportato Giulia. Cioè, oggi ho fatto davvero un sacco di chilometri e sono sfinita. In più, al ristorante mi hanno rubato l'ombrello. Cioè, il mio ombrello nero piccolo da borsetta che avevo preso da Primark 2 anni fa ormai. Io sono nera, nera, raga. Quando ho appoggiato l'ombrello prima di entrare al ristorante, ho detto: tanto me se lo fregano, lo so. E infatti io devo sentire sempre il mio sesto senso, perché infatti me l'hanno fregato. E voi direte: è un ombrello, però cacchio ti rode, perché uno lo lascia lì, perché me lo sei dovuto prendere? Chissà chi ce l'avrà ora. Spero ti si rompa appena lo apri, te lo dico. Comunque, non voglio farla cattiva. Adesso, il nostro rituale dell'apertura pacchetti giornalieri, perché io sono uscita stamattina alle 13, tornò quasi 11 ore dopo. Sono passata da star chiusa a casa tutti i giorni a non starci più. Vabbè. B2C Europe. Apriamo e vediamo che cos'è. Ok, questi sono tutti i pacchettini da Pampling. Allora, questa è la maglia che ho preso io con tutti i personaggi di Tim Burton e non. Tipo, vedete, c'è Nightmare, c'è Pennywise, ci sono le sorelle di Hocus Pocus, quello con la maschera del film Halloween, che non mi ricordo mai come si chiama. Si chiamava Zero il cane di Nightmare. Vabbè, sposa cadavere, ecc. Ah, questa me l'hanno già impacchettata come se fosse un regalo. Tra l'altro è un regalo, però io la devo aprire per farvela vedere. Tanto ho l'altro adesivo e l'altra busta, così rimpacchetto. Ed è una maglia con il trono fatto a nachos e un avocado ci si siede sopra con la scritta Game of Nachos. È geniale per mia cugina che è patita anche lei di Game of Thrones. Quindi questa la rimpacchetto. E qui altro pacchettino Cosmify. Dovrei sapere anche stavolta che cos'è. Però vediamo un po'. Sì, infatti sono i pennelli di Erichyoba. Tra l'altro bellissimi. Con la pedana magnetica per tenerli così tutti viso. Questa è la pedanina, trovate sempre tutti i link sotto se volete acquistare qualcosa. Sono particolari, cioè questa qua sembra tipo una perla il manico. Molto belli, verranno provati presto. E poi c'è la nuova palettina delle Portraits. Sì, infatti è la senza titolo numero 0. Terra fredda, terra calda, illuminante e blush. Poi dal mio parrucchiere guardate cosa mi hanno dato. Questa Confession Sheen con all'interno un buono sconto, mi ha detto. Anche se mi ha detto che poi mi arriverà anche un regalino a casa, quindi staremo a vedere. Qui c'è un buono da 10 euro su colore e trattamento nel mese di gennaio. C'è anche un foglietto tutto glitter, che bello. E 4 cioccolatini, di cui uno me ne mangio subito perché sto in carenza di zuccheri. Comunque, ragazzi, io adesso so che sotto questo vlogmas il tema sarà cagnolino. Io sono già in crisi per tutta la questione cose da acquistare. Gran parte delle cose ce l'ho già perché abbiamo Gwenda, quindi traversine, queste cosine così. Però io volevo prendere una cuccetta, un bel collarino, cose pratiche così, un po' più avanti. La medaglietta col nome anche, perché vi spiego. Io ho già un nome in mente, che in realtà mi sono sempre detta se prenderò mai un cane maschio, si chiamerà così. Poi ho cominciato a segnare un altro nome e un altro, perché dovete sapere che io ho una lista sul telefono, sulle note precisamente, con tutti i nomi che mi piacciono, maschili e femminili, e poi avevo fatto una sezione animali. Io sono pazza, lo so, però io adoro fare le liste. Però, cioè, c'è una lista. Questa
Questa è la sezione animali, che però è corta. Vi dico, se avessi preso una femmina l'avrei chiamata o Aria o Nymeria, cioè senza ombra di dubbio proprio, ispirata a Game of Thrones. Io ho pensato anche a lui di dare un nome ispirato a Game of Thrones, però poi ho pensato a un'altra cosa. Quando io vi dirò che nome ho scelto, perché sicuramente sarà quello alla fine. Poi vabbè, con Giulia mi sono messa a pensarne altri 20, però sicuramente tornerò su questo. Voglio proprio vedere chi si ricorda dove ho preso questo nome. E chi lo azzecca, raga, sarà la mia migliore amica, ve lo dico, per il resto dei giorni, perché sarà impossibile che lo capiate. Però io ho appena sentito questo nome, ho detto, lo amo, è molto 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 particolare. Quindi insomma, adesso è 8:30. Metto gli sfondi su Instagram, perché questi giorni vi sto pubblicando degli sfondi ogni giorno. E poi mi metterò su Amazon a vedere un po' di cose. Oppure su Zooplus, che è un sito / applicazione. Non mi ricordo se ce l'ho ancora effettivamente. No, ecco, l'avevo cancellata. Ci prendevo tutte le cose per i porcellini d'India. Poi vabbè, mi farò un giretto a Moby Dick. Comunque, sarà con noi. Dico noi perché, vi ripeto, mio padre mi odierà e non mi parlerà per probabilmente un buon mesetto. Mia madre forse non mi parlerà per 2 giorni, ma già ha intuito, già le ho detto qualcosa. Cioè non è che introduco proprio l'animale così a nudo. Però mi ha sempre detto Ilaria no, Ilaria no, Ilaria no. L'altro giorno le ho fatto vedere le foto dei cagnolini sul telefono. Carini, faceva che carini, però basta, insomma mi piace vederli e basta. Poi mia sorella oggi mi ha detto che le ha inviato qualche video. Adesso sono tornata a casa, non mi ha detto niente. Io me la guardavo, facevo lei, che c'hai? Io niente, niente, non mi ha detto niente. Quindi boh, non so se la cosa della psicologia inversa in questo caso vale. In ogni caso se ne farà una ragione. No, tanto poi alla fine so che l'ameranno tutti. Però ripeto, mio padre è quello più diffidente. Comunque, vabbè, ne abbiamo già parlato troppo. Poi, vi ripeto, ci sarà tanto tempo, tanto. Detto ciò, io per oggi vi do la buonanotte. Domani sarà un'altra giornata pregna di intensa. Domani mattina devo ripassare da questa signora, perché le devo dare un po' di documenti per fare il trasferimento del microchip del cane, perché ha già, vabbè, tutti i vaccini e ha già il microchip, però a nome di questa signora, quindi adesso deve essere fatto a nome mio. Mi devo far spiegare insomma un po' di cosine. Detto ciò, io vi mando un bacione per oggi. Ah, mi devo pure struccare, mamma mia, non ero più abituata. E ci vediamo domani.